novembre 41 nasce uno dei portieri più amati da parte della tifoseria giallorossa e in occasione del suo compleanno siamo venuti a trovare Alberto Ginulfi. Ginulfi, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di essere ricordati. Ci mancherebbe, è un grande piacere per noi essere qua, quindi mi consenta di ringraziarla. Sì. E io le volevo fare subito una domanda che più che altro è una mia curiosità. Sì. Come nasce la voglia di giocare tra i pali? Il ruolo di portiere è un ruolo molto particolare. Ma un istinto, perché mio padre giocava a livello dilettantistico, giocava in porta, quindi, ma è una vocazione, penso che sia una vocazione giocare in porta. Non se la sceglie uno il ruolo. Vocazione credo che sia il termine assolutamente corretto. Lei è romano di San Lorenzo, cresce nelle giovanili della Roma. Sì. E nel campionato 59-60 diventa campione d'Italia con la Juniores. Sì. E qui abbiamo un'autentica reliquia, la maglia di Ginulfi di quegli anni, campionato Juniores. Non è stato attaccato lo scudetto, però insomma ecco qua. Ce li abbiamo. Questa è veramente insomma, una reliquia. Un bellissimo ricordo, tanti ragazzi che ci vediamo oggi, tutt'oggi ancora ci vediamo con quelli che avevano partecipato a questa impresa, perché fu un'impresa, battemmo la Juventus 3-1, la Juventus di Bercellino che era super valutata e vincemmo la semifinale, poi la finale, quindi una grossa soddisfazione, anche perché fu il primo campionato che vinceva a livello juniore. Assolutamente sì, con lei in squadra giocava in quegli anni anche un certo Picchio De Sisti. Picchio De Sisti, giocava Carpenetti, una gran bella squadra era. Grazie di averci fatto vedere questa maglia, davvero non l'avevamo mai vista. Il 28 ottobre del 62, il suo finalmente esordio in Serie A con il Vicenza, partita un po' sfortunata, lei fa per alcuni anni, se la ricorda? Porca miseria, dovevamo vincere 10-1, dovevamo vincere, invece Pali, fu bravo lui, sono portiere, fece tante belle parate. E purtroppo in una delle poche azioni del Vicenza fece un gol bello, Puglia, di testa all'angolo. E però vabbè, perdemmo. Ma tanto dopo mi rifeci la settimana dopo, tre giorni dopo, che giocammo a Palermo. A Palermo. Vincemmo 4-0, quindi dimenticata un po' quella sconfitta. Ha fatto qualche anno di panchina, sì. Davanti come primi avevamo anche il militare, 15... Fermato esatto. il militare è una cosa, due anni ho perso il militare. Davanti aveva in quel periodo Cudicini, sì. Pizzaballa, poi finalmente arriva Herrera che le dà grande fiducia, sì, sì. Nel 68-69 sì, lei fa tutta la Coppa Italia vincendola. Da gennaio sì, vincendola sì, altra grande soddisfazione, dopo che però io ero stato riserva nella prima Coppa Italia, quindi c'ero sia la prima che la seconda, Coppa Italia. Ma la seconda davvero protagonista. La seconda da protagonista, è chiaro che era più, non la sentivo più mia insomma. Da questo momento lei diventa il portiere titolare, arriviamo fino al 72, vittoria del torneo anglo-italiano. Come avete vissuto la vittoria di questo trofeo? Comunque è un trofeo importante, un trofeo internazionale. Certamente, perché non è che vincesse molto a Roma, quindi certo. Qualsiasi cosa era buona. Poi era un torneo difficile che pochi hanno vinto, credo squadre italiane, credo una volta il Bologna, ma questo era un torneo che si faceva tutti gli anni. Però quell'anno riuscimmo a vincere, fu anche quello una buona soddisfazione, via. Però si rimane, volevo citare l'amarezza della Coppa delle Coppe, che avevamo passato il turno, per un assurdo regolamento. Con che la monetina, fu cambiato, che fu cambiato, no, l'anno dopo. Perché dopo. Noi pareggiamo, loro pareggiarono 1-1 qua, noi pareggiamo 2-2, allora nei supplementari non valeva e allora ci fu lo spareggio che perdemmo poi con Monedina. Però quella è una partita che mi è rimasta sempre qui. Sì, sarebbe stata davvero una grande soddisfazione per tutti. Finale. Arriviamo al marzo del 72, so che questa è una domanda che le fanno tutti, io non posso esimermi da non fargliela.
Il Santos viene in Europa, in particolare viene poi a Roma, grande partita, 70.000 spettatori per un'amichevole. Anzalone addirittura fa aprire i cancelli perché la gente si stava, diciamo, creando qualche problema ai Difatti botteghini. fu rimandata di 20 Di minuti, 20 minuti, mezz'ora, mezz'ora la mezz'ora la partita. partita, perché c'era un'affluenza che forse non si Non aspettava. si aspettava Ma quando nessuno. c'era Pelé, era Pelé, insomma. Esatto, a un certo punto sul dischetto va un certo Pelé. Ah sì, E lei cosa fa? Cosa succede? Ce lo racconti va. per favore. E faro, lui fece la finta da metterla alla mia destra, invece che calciò alla sinistra. Io intuì, si intuisce il rigore, non è che si para perché si intuisce, capisci che è all'attimo, però è difficile dare i rigori, insomma. Stata una gran bella Sì, una soddisfazione anche gran bella questa, perché solo in soddisfazione. tre Come giocatori, no, per quattro giocatori carità, hanno parato no, poi rigore a si terra. congratulò, ma già me conosceva lui, perché conosceva da 2 anni prima, l'anno prima, non so, che avevo giocato a Flaminia al secondo tempo, quando ancora ero riserva, e lui si interessò molto a me, quindi. E poi mi invitò il giorno dopo all'ambasciata a Piazza Navona, ambasciata che fecero un ricevimento, ambasciata brasiliana. E le fece un omaggio. Sì, un omaggio, sì. Qui Questa abbiamo la maglia è la che maglia Pelé. vera, non so quelle che è oggi che se cambiano 3 volte, ha capito? Questa qui, questa si giocava una sola, ce n'avevo, insomma. Questa, E anche questa è una grandissima reliquia. questa sì, questa veramente è una reliquia, veramente, perché un giocatore immenso come lui, ce ne sono stati pochi, insomma, via, di quel Assolutamente, periodo. assolutamente sì. Poi ce n'è stato un altro, ma dopo questo glielo diciamo Grazie. dopo. Oh, poi c'è questa storia che ci stava anche raccontando prima rispetto a un elettrocardiograma che le ha Sì, creato qualche problema. un'anomalia all'elettrocardiogramma che ritornava normale quando sotto sforzo, quindi non era niente, però mi fece perdere 2 mesi di letto e poi quindi mi facevo perdere la nazionale Interliga, allora c'era la nazionale B. Quindi era una porta d'ingresso per la Per la nazionale, nazionale, come c'è chiaramente. Dienevi, c'è Dienevi, Assolutamente. e svanì tutto, insomma, via. Lei poi continua la Sì, sua splendida carriera a Verona, Fiorentina, Verona, con siamo la andati anche in finale di Cremonese. Coppa Italia, capito? Col Esatto. Verona che dovevamo retrocedere, tutti ci davano per retrocessi, invece riuscimmo a salvarci e andare in finale di Finale di Coppa Coppa Italia. Italia. Quindi sempre di qualche soddisfazione ci siamo tolti, Direi, insomma. direi assolutamente sì. Tante soddisfazioni, si toglie anche come allenatore in seconda. Il periodo con il Napoli è stato, credo, entusiasmante. Entusiasmante, sì. Coppa UEFA, campionato, Campionato, Coppa Supercoppa. UEFA, Supercoppa, Coppa, insomma, vedi, con Bigone come primo allenatore. e Bianchi per la Coppa E UEFA, Bianchi per la per la Coppa UEFA. Coppa, insomma, via. Grandi, belle Porca soddisfazioni. miseria, stadio pieno, stracolmo. Insomma, anche se si parla di Napoli, comunque mi Sì, sembra sì, sì. corretto No, perché come è no? stata nella sua carriera Scherziamo. una fase molto importante. Certo, come no? Io le volevo fare un'altra domanda. Se c'è un giocatore che lei, diciamo così, che le faceva più paura, o che Beh, comunque più rispetto, rispettava, ecco, molto, molto esatto. rispetto. Beh, a quei tempi il principe, il numero uno era Gigi Riva. Gigi Riva andava sempre in capo, una classifica di capocannonieri, lui, Boninsegna, insomma erano quelli che, ma ce n'erano però tanti altri bravi, insomma. Bettega, ne No, ma manco questi già pure insomma sono qualcuno, nomi ne manco assolutamente qualcuno, ma erano altisonanti. bravi veramente, Anastasi, Ce n'erano qualche tanti. volta. Le posso chiedere se c'è una partita o una parata che lei ricorda più Ma spesso, più più che altro volentieri? una partita, perché eravamo ancora con Pugliese a Torino, che c'era Juventus del Sol, del cosa, una squadra paura, e vincemmo 1-0 col gol di Capello, e feci una gran partita lì. Quindi è una partita che ricorda molto, molto volentieri. Volevo farle una domanda sulla Roma attuale. La Roma vive con un dualismo in porta fondamentalmente, Szczęsny e Alisson. Ritiene che questo possa essere costruttivo o invece alla lunga può creare qualche conseguenza negativa, quindi anche nel rendimento in campo? Ah, ma io so, 2 ottimi portieri sicuramente, però sembra che abbia deciso per il campionato Szczęsny e per la Coppa Alisson.
Bisogna, tanto, l'importante è magari che abbia due forti, forti che sono, a me mi piacciono tutte e due, mi piacciono. Però è chiaro che se l'altro magari che rimane fuori non è che deve essere penalizzato. Però vedo che è bravo, sono bravi tutti e due, però io sono sempre per il titolare è quello e la riserva è l'altro. Quindi ritiene che questo sia più corretto. Tranquillità? È chiaro che per la riserva si deve allenare, perché quando serve poi può subentrare. Poi lì dipende dall'allenatore, l'allenatore ce l'ha tutti i giorni sotto gli occhi. Quindi può vedere e giudicare la situazione. Giulfi, io la ringrazio, è stata davvero per me un'esperienza unica quella di poter essere vicino a lei, raccontare dalla sua voce, e lasciamo così, salutiamo i nostri tifosi con il giallo rossi. C'era quest'altra, no, c'era anche la maglia di Maradona, la possiamo. Non ce l'ho, non so, sta da qualche parte, parte la possiamo ritrovare. Salutiamo tutti con questo giallo rossi, che era quello del novembre del 71. E qui c'è il maxi poster. Porca miseria, c'è tanto. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie a voi.